mondo intero apparteneva a Roma a quel tempo, e la Giudea non faceva eccezione. Oppressi e oppressori vivevano fianco a fianco, e chi deteneva il potere tiranneggiava chi non ne aveva. Ma l'amicizia nasce nei luoghi. Eos ahuta! Eos vesala! Clerios! Clerios! Giuda Ben-Hur e il suo amico romano, Messala, avevano la stessa età. Erano della stessa altezza. Possedevano uguali abilità e la medesima forza di volontà. Presto arrivò il giorno in cui Messala fu inviato a Roma per diventare un soldato. Quali auta? Faxin superiorzo spesin con le mispita pacchas. Tui, i Messala, semper ero memo. Messala, sat. Biges! Stolidos potatores! Porque tu dini estis legione, te decori imperatore, in omine vestris, puliat vos. Prima luca mea cedete. Ora c'era tensione tra Giuda e Messala, la consapevolezza che l'uno apparteneva alla stirpe dei conquistatori e l'altro al popolo che i romani credevano di aver conquistato. Ma quella notte Messala sfidò Giuda a gareggiare come se fossero ancora ragazzi. Miren, non ma sempre si di suvegere con la turonia. Sicuramente tutto voi. Vedi, disse Messala, Roma vince sempre. Unisciti a me, ti proteggerò. Dunquam genta meam. Non tradirò mai il mio popolo, rispose Giuda. Fiat! Sia, fu la fredda risposta di Messala. Quale, Sala? Tacchite! Là! Vuole un attimo per prendere il mio decisore. In quel momento Messala decise di mettere il suo futuro sul piatto della bilancia. Condannare il suo migliore amico significava far sapere a tutta Gerusalemme che egli era un uomo da temere e rispettare. Uomini romani! Messala! Messala! Ordinò che Miriam e Tirsa fossero messe in prigione. Deferte poelas in torre Mantonia! No! Mitineas! Oh, si factus, comiseris! Vita traes mal, atque misere! Vigini menore, abite recte! Vosta Romagne! Giuro ben hoa in classe mat supplementum remigum detroa! Abducite! Offerte o mat nales! Che sia condotto alle galere! Thank you.
soldato aveva invitato l'auriga che aveva trionfato ai giochi imperiali di Roma come ospite a sorpresa per Messala. Saluta Messala! Decus Romae, Quintus Arius Secundus! Salve Plurimum, Quinta Are Secundus! Giuda! Messala! Fire non potest! Potest, fire! Amuetis tunciodaeum! Offeteum! Consistete! Forse si poteva consentire che un giudeo fosse gettato in una fogna, ma di certo non un cittadino romano, non il figlio di un potente tribuno, non un amico di Ponzio Pilato. Ubi sunt mater et soror? In pace. Potuas. Paceas reperias, Messala, aut non impune feris. Nessuno aveva sentito le parole di Giuda. Dove sono mia madre e mia sorella? Né la dura risposta di Messala. In prigione, morte, per quanto ne so. Giuda ammonì Messala che avrebbe dovuto ritrovare la sua famiglia, altrimenti gliel'avrebbe fatta pagare. Serio, dico! La prigione Antonia è un luogo orribile. Anni prima, Messala vi aveva rinchiuso la madre e la sorella di Giuda nelle celle più anguste. Dato che il cibo che le guardie lasciavano per loro scompariva ogni giorno, si pensava che fossero in vita. Le prigioniere nel più profondo delle celle sono vive? Lebbrose. Miriam e Tirsa avevano contratto la lebbra, una terribile malattia contagiosa per la quale non c'era alcuna cura. Bisognava portarle via, altrimenti il contagio si sarebbe esteso all'intera prigione. Amuete Ossing! Offerte istas! Amuete! La madre e la sorella di Giuda si affrettarono a lasciare quel luogo di tormento e di crudeltà. Messala! Pinnore me cum certatis! Duplum demo! E vincat? Tam parva pinnora! Num parum confiditis! Eum victurum! Triplum! Quadruplum! Sexies tantum! Sexius tantum! Tantum interest inter Romanum et Iudaeum. 6-1, disse Messala. La differenza tra un romano e un giudeo. Placet fiat. 6-1. Ma la posta qual è? Quinque talenta. Quinque talenta. 5 talenti, una somma favolosa, più di quanto Messala possedesse o avrebbe mai potuto possedere. Era in gioco il suo onore, la sua fiducia in se stesso. Fiat!
Giuda voleva dare a Messala un'ultima possibilità di rimediare al passato, di comportarsi da uomo d'onore. Uccusque per venimus, qui nos queramus onest. La risposta di Messala era chiara. Facchite un piede! Messala! No! Due volte hai tentato di uccidermi, disse Giuda, e due volte hai fallito. Perché mi odi? Sono sempre stato io il migliore, fu la risposta. Tu? Ma eri tu quello più amato. Giuda Ben-Hur aveva sconfitto il suo rivale. La vittoria era sua e il popolo di Gerusalemme accorse per rendere onore al suo eroe. E Messala? Giuda corse accanto a lui. Messala! Messala non era morto. Contro ogni aspettativa, il romano respirava ancora. Tua madre e tua sorella sono vive, disse. Poi, quasi con un sorriso, sussurrò. Hanno la lebbra. Giuda rimase immobile al di sopra di Messala, incapace di colpirlo. Non riuscì a farlo. Dopo tutti quegli anni vissuti per la vendetta, ora che ne aveva la possibilità, sentiva era priva di significato e pronunciò le parole che sentiva nel profondo del suo cuore. Giuda perdonò Messala. L'odio e la rabbia svanirono. Per la prima volta in tutti quegli anni, Giuda poté dimenticare il passato e guardare al futuro. Un miracolo. E altri miracoli seguirono.